Allora, siamo qui con il professor Fabio Menditto del Conservatorio di Napoli, docente alla cattedra di mandolino del Conservatorio di Napoli fin dal primo momento. No, Tanto, ah no, ho sbagliato. personalmente ho cominciato all'Aquila. Ah, quindi il primo conservatorio dopo Padova è stato quello di L'Aquila? Sì, E dopo è arrivato Napoli. E esatto. comunque tu sei stato il primo docente al Conservatorio di Napoli di No, mandolino. No. il secondo. Di no. Intanto, vabbè, con Fabio siamo amici Non lo da diciamo. tempo immemore, compagni al Conservatorio, di questo parleremo anche. E quello di cui ci interessa parlare è di capire un po' a quei tempi là, intanto di che anno parliamo quando tu sei arrivato a Napoli? Come docente nel 2000. L'anno Nel 2000. E la cattedra era stata istituita un anno prima, forse? prima, un anno e mezzo prima, credo. Ok, quindi diciamo è un po' successo tutto insieme questa cosa del revival mandolinistico, è di questo un po' che vogliamo parlare, della situazione del mandolino prima. E dopo, e adesso diciamo, e poi come si è evoluta tra prima e dopo la cattedra. Ok? Quindi, Fabio, tu arrivi a La Napoli, raccontaci un po'. storia di quasi tutti i mandolinisti italiani inizia, di tutti i mandolinisti italiani di una certa età. Inizia Vostra generazione. a Padova, dove hanno studiato tutti, Dorina Prati, Carlo Aonzo, Mimmo Epifani, me stesso. Tutti, diciamo, la maggior parte degli insegnanti di conservatorio Sì, arrivano oggi. anche di solisti tipo Sergio Zigiotti, Maria Cleofe Miotti. Adesso sicuramente qualcuno. Fabio Giudice? Abbiamo giudice all'Aquila. Sì, però anche lui arriva da quell'esperienza. Sì, ma diciamo è un nipote, tra Ah. Mauro virgolette. Squillante anche. Allora Mauro Squillante, esatto, ma perché Mauro l'avevo conosciuto anche prima di Padova. E nel Conservatorio di Padova io conosco molti che sono poi i maestri attuali dell'ambiente napoletano, ovvero Gianluigi Sperindeo, Nunzio Reina, Edoardo Converso, Michele De Martino. Oddio mio, speriamo di non scordarci E nessuno. sicuramente ci dimentichiamo qualcuno e ci E io scusiamo in anticipo. chiedo già perdono da adesso. Tutti quanti, questi all'epoca ragazzi, li ho conosciuti al Conservatorio di Padova, che diciamo senza quel centro di raccolta. Non ci saremmo mai incontrati e Vero. probabilmente le sorti dello strumento sarebbero rimaste quelle, diciamo, con le solite vicissitudini del passato. Detto questo, la mia invece esperienza con l'ambiente napoletano, comincia prima della mia attività da insegnante e comincia. Grazie a Nunzio Reina che per mettere insieme un quartetto di mandolini per uno spettacolo di canzoni napoletane con grandissimi interpreti, chiese aiuto a me che venivo da Roma per fare il quartetto. In quel quartetto c'erano Parascandolo che lavorava per il Teatro San Carlo. Coletti che suonava con Sergio Bruni e Nunzio Reina che era il mandolinista di Mario Merola, per cui stiamo parlando di nomi altissimi, però per quale motivo c'era bisogno di qualcuno che venisse da Roma per fare il quartetto? Perché anche gli altri mandolinisti che erano sulla scena napoletana avevano problemi, per esempio, nella lettura. E dovendo assolutamente
avere dei tempi molto stretti per la realizzazione dello spettacolo, chiamarono un aiuto dall'esterno. Quindi questa, dico questo perché riesce un po' a inquadrare come era capire. Certo, non c'era assolutamente un mandolino accademico, ecco, esatto. Napoli ha patito tantissimo questa esatto. cosa. Diciamo, l'unico accademico era Nunzio, che già frequentava il conservatorio di Padova, e poi Antonio Barascandolo era diplomato in contrabbasso, quindi era comunque... Questa era la situazione. Esatto. Assolutamente. A Napoli, ma anche dalle altre parti, perché... Allora, vabbè, era... stiamo parlando della situazione napoletana in questo momento. Okay. Allora, detto questo, questo serve appunto per inquadrare un po' il discorso generale. Dopo il 2000, con l'istituzione della cattedra di Mandolino a Napoli, c'è stata un po' una proprio della città. Questo a onor del vero era già iniziato prima, perché Mauro Squillante aveva un po' indirizzato la sua attività sulla ricerca in ambito per la musica antica, ma ovviamente lo strumento, e nel caso del mandolino, non ha soltanto una dimensione barocca o classica, diciamo antica, aveva anche delle esigenze più spiccate da un punto di vista professionale. E si è verificato che grazie all'istituzione di studi regolari in conservatorio, una serie di ragazzi molto portati hanno avuto la possibilità di esprimere le loro potenzialità in un modo completo, dando vita almeno una quarantina, cinquantina di esecutori di altissimo livello. Diciamo che molto probabilmente io ho avuto la sensazione che fossero veramente delle personalità musicali interessanti, in quanto già dalla loro formazione personale molto talentuosa potevano poi mettere insieme anche informazioni di carattere culturale al fine di poter accedere a livelli più alti. Insomma. Una domanda terra a terra sui numeri. Più o meno sai quantificare quanti diplomati ci sono stati di mandolino, grosso modo? Tanto per avere un'idea. Che abbiamo cominciato a fare i diplomi nel 2003 e ci sono stati fino a oggi almeno 5-6 diplomati per ogni anno, quindi poi non tutti ovviamente poi hanno intrapreso una carriera mandolinistica necessariamente, come tra l'altro dovrebbe essere, perché penso che il ruolo dello strumento sia quello di formare comunque mentalmente e spiritualmente un cittadino, diciamo, più responsabile e più, come posso dire, più attivo nella sua socialità. Ok, con un mezzo di espressione possibile, e in questo caso... Gli allievi sono diventati avvocati importanti si dedica consulenti oppure funzionari, però questo... Certo. Vabbè, comunque la cosa importante, diciamo, che secondo me hai fatto notare il fatto che ci fosse un prima e un dopo, no? Quindi un'immagine dello strumento che si è assolutamente rivalutata, sì, grazie al fatto che ci sia la conoscenza, la consapevolezza di uno strumento con una storia e un background importantissimo. Devo dire per completezza che questa diffidenza, la chiamiamo così, nei confronti dello strumento, era anche insita nell'ambiente napoletano.
Per esempio, parliamo di nomi che possono conoscere tutti. Pino Daniele utilizza il mandolino nei primi dischi e si avvale in questo dell'opera dello scomparso Gennaro Pedrone. Mentre, per esempio, De Simone nella nuova compagnia di canto popolare non lo utilizza mai. Poi, diciamo, grazie allo sdoganamento culturale dello strumento, avvenuto anche grazie a De Simone, che sotto la sua guida è stata, diciamo, fondata, istituita la cattedra di mandolino, Perché dobbiamo dire, De Simone è il direttore del conservatorio. era il direttore del conservatorio quando è stata istituita la cattedra. Grazie anche a questo sdoganamento, anche De Simone ha inserito il mandolino nella sua produzione artistica, cosa che prima con la nuova compagnia di canto popolare se ne guardava bene e utilizzava per esempio il mandoloncello, tanto Proprio, c'era cioè, una forma insomma, di prendere le distanze da questo cliché che è ancora oggi cliché, sì. sopravvive, che cerchiamo Ma di scalfire. Ma allora attenzione, era. in ambiente napoletano il cliché non era il negativo dei posteggiatori, ma il cliché che si voleva battere era il mandolino borghese dei salotti, in realtà. Non era lo strumento della posteggia, ma era questa forma di strumento di riferimento della media alta borghesia che ovviamente nell'epoca degli anni 70 e nel recupero della musica etnica poteva essere di disturbo, diciamo così, no? Ho Quindi, capito. diciamo, in qualche maniera il mandolino soffre sia del fatto di essere troppo popolare, sia del fatto di essere troppo aristocratico. Troppo d'élite. Un buon punto. E senti, questo ovviamente comporta anche il fatto che la costruzione dello strumento stesso ha Allora, un'evoluzione. una cosa molto interessante è proprio questa, che prima dell'istituzione della cattedra in conservatorio a Napoli, la Liuteria Calace vendeva pochissimi strumenti. Gli strumenti che faceva Calace venivano o venduti all'estero o in tutte le altre parti d'Italia, meno che a Napoli. Ovviamente con diciamo, aumentando un po' le richieste espressive dello strumento e confrontandolo con la musica, tra virgolette, colta, ovviamente poi lo strumento di riferimento è stato il Calace anche per gli altri esecutori napoletani. E grazie a questo si è sviluppata un discorso sulla liuteria che vede anche altre persone che si dedicano Si è alla. sviluppata tantissimo. Adesso sono proprio quasi innumerevoli gli utai che costruiscono mandolini insomma, con coscienza del fatto che Esatto, ma serve un certo cosa tipo di strumento, non solamente turistico, ma no, anche. assolutamente. E cosa che ti posso garantire che 20 anni fa mi capitavano fra le mani degli oggetti che avevano solo la forma del mandolino. Certo. Invece, grazie a questo movimento che si è creato, e soprattutto grazie a un punto di riferimento, storico che è quello della famiglia Calace, tutti coloro i quali gravitano in quel tipo d'ambiente hanno anche, aperto delle associazioni per insegnare la Insomma, c'è un costruzione bel fermento. del. Possiamo citare la Bottega del Mandolino, che è un'associazione dove si insegna a costruire lo strumento, proprio come, tra virgolette, un'esigenza di recupero di identità da parte dei napoletani. I napoletani. Benissimo, allora io ti ringrazio per aver fatto questo, insomma, questo l'affresco, per aver messo un po' di punti a posto sulla storia recente del mandolino a Napoli. Ma Cosa questa ci riserva? Basata È una mia visione, diciamo, della storia, essendo sull'esperienza che hai avuto in tutti questi anni a sulla Napoli, ormai ventennale. esatto, sia come esperienza da interno che da colui che viene da fuori, per cui alcune cose si vedono anche in un modo Certo.
meno partecipato, insomma, no? Meno coinvolti. Mi scuso con tutti coloro che non ho nominato, perché scusiamo, sono abituato a fare le interviste. Ripareremo al prossimo appuntamento. Però chiudiamo, mandaci un segno sul futuro. Che cosa vede il docente della cattedra a Napoli sul futuro, Mandolino, se vuoi, strettamente legato alla città di Napoli, ma in generale anche, come preferisci? Siamo tutti figli del nostro tempo, e gli strumenti non fuggono a questa regola. Devo dire che i nuovi diplomati, diplomandi, i recenti diplomati in mandolino hanno almeno rispetto al passato una formazione musicale da condividere con gli altri strumenti, tra virgolette, aristocratici, nell'idea, diciamo, generale. Il futuro spero che non sia soltanto quello dell'insegnamento nelle scuole, ma che si possa creare un circuito di scambio, di collaborazione, di concerti, di attività, che tenga ben presente anche, oltre la funzione artistica dello strumento, la sua grandissima valenza di impatto sociale. E quindi essere un po' meno mandolinisti per se stessi e più, diciamo, mandolinisti per gli altri. Più musicisti a tutto campo. Esatto. Ok. Va bene, noi ti ringraziamo, maestro, grazie mille di questo tuo contributo. E, siamo in contatto e, insomma, siamo sempre per la divulgazione e per scalfire lo stereotipo. Siamo qui per questo. Benissimo. Grazie mille, buon lavoro a te e a tutti i ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao.